siamo con Salvatore Lupoli, vicepresidente dell'AIRMET, l'associazione del gruppo, l'associazione italiana del gruppo metalli. Allora, dottore Lupoli, innanzitutto parliamo dell'attività di questa associazione, di cosa si occupa? In modo regolare l'attività di raccolta, di trasformazione dei rottami ferrosi che a tutt'oggi comunque sono considerati a livello normativo nazionale di rifiuti. Quindi è per questo che siamo costretti a sottostare a tanti di quegli adempimenti che per la nostra attività sarebbero comunque inutili e quindi cerchiamo di aiutare i nostri associati a stare nella retta via perché, come ho detto prima, si vede 76 adempimenti, sono due in più rispetto a quello che deve sottostare un ristorante. Il ristorante, ben capito, deve giustamente farci mangiare le cose buone senza avvelenarci. Noi teoricamente andiamo a recuperare rifiuti, energia, sostanze, materia da quello che sarebbero i rifiuti, però è un'attività comunque in Italia è equiparata a quello che vorremmo dire anche nella discarica. E quindi in questo molteplici autorizzazioni cerchiamo di aiutare i nostri associati a stare sempre in linea e in regola con quello che è la normativa nazionale. Dunque, vicepresidente, ci sono diverse difficoltà per le aziende del settore. Ci sono tante difficoltà, se noi consideriamo che siamo stati costretti ad aderire al sistema, che è il sistema informatizzato sulla tracciabilità dei rifiuti, che serve allo Stato per evitare che determinati rifiuti durante il trasporto vengano dispersi nell'ambiente, cosa molto strana visto che i miei rifiuti, se io non li porto all'impianto di destinazione, non me li pagano e quindi praticamente io non ho questa necessità o la volontà di disfarmene prima dell'impianto, perché altrimenti è il mio guadagno, cosa diversa dagli altri rifiuti che una volta conferiti presso gli impianti bisogna anche pagare giustamente per avere il riciclaggio. Quindi c'è questa grande confusione a livello normativo che per loro comunque sono tutti quanti i rifiuti e vengono trattati anche tutti allo stesso modo. Se il rifiuto è qualche cosa che lei ha, lo porta a me e realizza poco che può realizzare 150-200 euro a tonnellata, chiamiamoli rifiuti, per non parlare dei metalli che vanno da 1.500 euro a tonnellata a 5.000 euro a tonnellata, sono comunque anche quelli rifiuti, lasciamoli considerare rifiuti. Però se presente una delle battaglie, se vogliamo, dell'associazione in questo momento è la raccolta ambulante dei metalli. Esatto, sì. È un problema abbastanza sentito. È un problema sentito, perché il testo unico sui rifiuti prevede la figura del raccoglitore ambulante di rifiuti, quindi in questo caso di rottami ferrosi, però per una carenza normativa questi legalmente, tra virgolette, non possono esercitare l'attività perché prevede l'iscrizione in un apposito registro. Questo apposito registro è stato a suo tempo programma, comunque a tutt'oggi non c'è un registro dove chi volesse fare questa attività in base all'articolo 266 del testo unico sui rifiuti 152/2006 non riesce praticamente ad iscriversi e quindi a fare quello che prevede una legge. È mancanza di legge, fuori legge per mancanza di legge. È un paradosso, però è uno dei tanti paradossi che